tra Piazza Gramsci, Piazza Magnani e Teatro Moderno, a Agliana, con tanta partecipazione, si è svolto il Memorial Antonio Bartolini, una manifestazione attorno alla storica Fiat 500 organizzata dal coordinamento di Pistoia del Fiat 500 Club Italia in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'istituto comprensivo Sestini. Si ricorda il nostro grande amico Antonio, che era il nostro vicepresidente del Club Italia, persona davvero speciale, squisita, era amico di tutti, era sempre disponibile ad ascoltare tutti, e quindi è bene che Massimo stamani abbia fatto questa iniziativa per ricordare la persona di Antonio Bartolini. Come coordinamento di Pistoia, da quando siamo nati abbiamo prefissato di aiutare chi è meno fortunato di noi, di fare tantissima beneficenza. Abbiamo coinvolto le scuole di Agliana per donare 7 tablet alla scuola, coinvolgendo tutti questi bambini, dove hanno fatto 200 disegni e nello stesso tempo vengono premiati 10 disegni più belli. Con l'Associazione Paraplegici di Livorno ormai sono 3 anni che ci conosciamo, siamo nati insieme, ci siamo conosciuti e loro ci hanno chiesto un piccolo contributo per comprare un carrello per portare la loro 500 donata 3 anni fa dal Club Italia e dalla Ribo. Noi siamo nati nel 1984 e se siamo ancora tutti insieme, 21.000 soci, la ragione è questa: dove andiamo ci troviamo bene, portiamo allegria e portiamo serenità. Il segreto è tutto qui. Poi è un piacere ospitare nel nostro comune questa manifestazione, ci sono tante auto colorate ed è bello vedere tanti bambini che appunto si spostano, guardano il 500 e li abbiamo coinvolti chiedendogli appunto di disegnare la 500 ideale. Qui potete vedere a fianco tutti i disegni, si sono impegnati ed oggi appunto riceveranno dal club 7 tablet come premio, come omaggio per il loro lavoro, per cui è veramente una bella iniziativa, molto carina. Ringrazio Massimo Lissa, il coordinatore del Fiat Club 500, il presidente toscano, perché siamo veramente grati loro di averci proposto questa iniziativa. Noi l'abbiamo subito ben accolta e abbiamo lavorato affinché potesse realizzarsi qui su Agliana.